Due giorni dopo il massacro nella discoteca gay di Orlando, la pista privilegiata dagli inquirenti resta quella dell'azione di un lupo solitario. Al di là della rivendicazione dell'ISIS e delle dichiarazioni fatte dall'attentatore Omar Mateen, l'attacco, che è costato la vita a 49 persone, non sembra essere stato pianificato fuori dagli Stati Uniti. Il tema caldo resta quello della facilità con cui ci si possono procurare armi d'assalto nel paese, come ha ricordato ancora una volta il presidente Barack Obama. È un attentato devastante per tutti i cittadini americani, particolarmente doloroso per la gente di Orlando, ha detto, ma credo siamo tutti coscienti che sarebbe potuto accadere ovunque. Dovremmo poi fare in modo d'essere del tutto sicuri, di riflettere bene al rischio che corriamo, continuando ad essere così lassisti, permettendo che armi letali come quelle impiegate nell'attentato siano disponibili alla vendita in questo paese, ha detto Obama. Il Congresso degli Stati Uniti, dove si è sempre arenato ogni tentativo di riforma della legislazione sulla vendita ed il possesso di armi da fuoco, ha osservato un momento di raccoglimento in memoria delle vittime e, come sistematicamente accaduto negli ultimi anni, dopo ogni sparatoria negli Stati Uniti, le azioni dei principali produttori di armi da fuoco del paese sono salite ieri in borsa di oltre 10 punti percentuali.